sarà un derby, il derby di Puglia, il derby tra Conversano e Fasano a determinare, a decidere chi sarà campione d'Italia 2018. Buonasera dalla Palla San Giacomo di Conversano, dove tra 15 minuti comincerà gara 1 di finale scudetto. Da una parte l'Indeco Conversano che ospita il team di Fasano, la Junior Fasano, gara d'andata. Tra 7 giorni il ritorno a Martina Franca, ancora a Martina Franca l'eventuale terza gara di Bella, partita che sfugge a qualsiasi pronostico, un derby molto sentito, ci auguriamo anche molto corretto sugli spalti, tantissima gente alle mie spalle, la caldissima tifoseria della Junior Fasano e lì dall'altra parte dello studio della palestra della Pala San Giacomo la tifoseria di casa, la tifoseria del Conversano. Subito con coach Alessandro Tarafino, che da giocatore ha vinto lo scudetto, l'ultimo scudetto di Conversano, proprio con la maglia verde della formazione all'epoca allenata da Riccardo Trillini, è del 2011, coach. Questa sera sei in finale e gara 1 da allenatore del Conversano. Sì, è sempre emozione fare questo tipo di partite, direi che è la stessa prepartita che avevo anche da giocatore, e l'unica cosa è che siano tranquilli loro. Non mi dire così perché immagino che sia diverso, da giocatore puoi allenarti, sudare, correre, oggi stai qui a pensare, a riflettere. Sì, devi stare comunque lucido alla stessa maniera perché credo comunque che abbiano bisogno dei consigli giusti, anche chi sta in campo ha bisogno dell'allenatore sia lucido, che sia sereno e che gli dia le indicazioni giuste. Che partita immagini? Dicevo, in fase di presentazione è un derby e quindi sfugge a qualsiasi pronostico, al di là di quelle che poi sono state le partite disputate sia nella stagione regolare che nella seconda fase. Sì, immagino di sì, ogni partita ha una storia a sé, e ho detto solo ai ragazzi di stare presenti in campo, di godersi questo tipo di partite, e per goderselo c'è solo una maniera, è quella di giocare bene a pallamano, di fare le cose che sanno fare. Grazie Alessandro Tarafino. Prima di andare da Ancona, una battuta con patron Roscino, grande emozioni immagino, grande cornice di pubblico, sarà un derby, il derby di Puglia ad assegnare quest'anno lo scudetto. Credo che da parte del Conversano, che ritorna a disputare una finale scudetto a distanza di tanti anni, ci sia soprattutto orgoglio. Sì, dopo 7 anni ritorniamo a fare questa finale scudetto in una cornice di pubblico esaltante, cioè due squadre con questa tifoseria, è un grande orgoglio sia per la regione che per queste due società. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo traguardo, Fasano un po' più avanti di noi perché sono 5 anni che fa la finale. Speriamo che l'epilogo sia uguale a quello dell'anno scorso per loro. Grazie Roscino, ci vuole un pizzico di sana follia, anche giustamente di partigianeria, legittimo da parte di patron Roscino. C'è Francesco Ancona che inseguiamo per raccogliere le sue sensazioni proprio nell'immediatezza del confronto, due squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo. Ciao Francesco, quinta finale consecutiva per la Junior Fasano, insomma come sempre sulle vostre spalle, sulle tue spalle anche la responsabilità di partire favoriti in questa finale, o non è così? Ma non è un problema, effettivamente è la quinta finale, la affronteremo come tutte le altre, sicuramente con un pizzico di esperienza in più rispetto agli altri anni, quindi posso dire che questo forse ci favorisce un po' rispetto al Conversano. Per il resto penso che sia una partita aperta a ogni risultato, una partita da giocare sul meglio delle tre, quindi una gara molto importante questa, perché comunque vada la prossima può essere decisiva e quindi bisognerà dare il massimo già quest'oggi. Ecco, orgoglio pugliese, dicevo in apertura di collegamento, perché sarà il derby di Puglia, no? Il derby per antonomasia tra Conversano e Fasano, quest'anno a decidere chi succederà al Bolzano che ha lasciato il palcoscenico in semifinale. Sì, è già un grosso risultato aver portato due squadre pugliesi, quindi due squadre del girone C, che si contenderanno il titolo.
ovviamente il Bolzano non potrà difenderlo e quindi sì, il titolo resterà in Puglia e che mica il migliore. Senti, in questi ultimi anni insomma sono stati epici, davvero epici, due duelli con Fusina. Alla vigilia di questa partita hai ricevuto una telefonata, un messaggio da parte del tuo storico rivale? No, ma ci siamo comunque sentiti nelle settimane scorse. È stato sempre un piacere giocare contro di loro, sono state sempre partite corrette. Purtroppo quest'anno è andata così, ma niente, ripeto, il sapore della finale comunque è sempre lo stesso. Questo è un derby molto sentito dalle due tifoserie. Niente, speriamo comunque di dare lo spettacolo che tutti meritano. Senti, un'ultima considerazione, manca l'appello Leal, manca l'appello De Santis, due pedine importanti nel tuo scacchiere. Ma sì, questa è la pallamano. Io sono convinto che la forza di una squadra si vede anche in questi momenti. Noi cerchiamo di, così come abbiamo giocato la scorsa settimana senza tre persone, oggi ne mancheranno due, ma non c'è problema, sicuramente chi sarà in campo non farà sentire la mancanza degli assenti. Bene, grazie Francesco, ancora tutto pronto, comincia lo speaker a chiamare l'ingresso in campo delle due squadre, della Junior Fasano e dell'Indeco Conversano. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, la linea alla regia a Milano, alcuni comunicati commerciali e poi in diretta ancora qui dal Pala San Giacomo di Conversano con la telecronaca di Matteo Aldamonte e Sergio Palazzi. Finale Milano. Storia, tradizione, fascino, agonismo, ambizioni e blasone. Tutto si fonde, tutto si mischia in un combinato che ha solo una spiegazione razionale. Finale scudetto, quella di stasera, statene certi, non è, non può essere considerata una partita come tutte le altre. Per due motivi principali: è un derby ed è il confronto attesissimo che assegnerà il 49esimo scudetto nella storia della pallamano italiana. Questa è Conversano Junior Fasano, amiche e amici della pallamano. Matteo Aldamonte, una buona serata a Pala San Giacomo di Conversano. Subito un saluto a Sergio Palazzi. Buonasera Sergio. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Derby di Puglia accade a distanza di 8 anni dall'ultima volta, dalla stagione 2009-2010, la prima nella storia in assoluto però tra Conversano e Fasano. Atmosfera caldissima, meraviglioso spot, possiamo dirlo ancora prima di iniziare per il nostro sport per la pallamano. Pala San Giacomo abbastanza pieno, non al massimo della sua capienza, ma comunque un'atmosfera da parte di entrambe le tifoserie davvero da finale scudetto. Velocemente andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono gli starting seven, con il Fasano che si schiera con Fovio tra i pali, Leonardo De Santis e Nicolo Dantino sono le due a disposizione del tecnico Francesco Ancona. C'è Demis Radovicic che inizierà in posizione di centrale, questa è subito una novità che poi approfondiremo con Sergio Palazzi. Angiolini, Maione il pivot e Giulio Venturi in posizione di terzino destro, Monciardini è il portiere del Conversano, le ali sono Pivetta e Esperti, poi nello scacchiere voluto da Alessandro Tarafino, Umberto Giannoccaro, Dinko Dedovic, Jacopo Lupo e Riccardo Stabellini. Tutto pronto per il fischio d'apertura, direzione di gara affidata alla coppia formata dai signori Tal Alperan e Roberto Scevola, entrambi di Milano. De Maria e Mondin sono i due delegati della Federazione Italiana Gioco del Mollo al Tavolo. È iniziata la gara, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia bianca-azzurra la Junior Fasano con Radovcic centrale. Sergio, è stata la soluzione che ha sparigliato, che ha cambiato completamente gara di ritorno di semifinale tra Pressano e Fasano, meglio tra Fasano e Pressano. Demis Radovicic ha giocato una gara 2 da 4 su 6 al tiro con 3 assist, 2 7 metri procurati e 2 recuperi, una partita super da centrale dopo l'infortunio di Leal che ha costretto Ancona a cambiare, ha provato prima Leo De Santis, poi Radovicic che ha cambiato decisamente la partita. Due assenze molto pesanti per Fasano, lo dicevano i tecnici nel corso del prepartita, in particolare Ancona, ma subito intanto Filippo Angiolini che non fa rimpiangere una delle due assenze, quella nella fase d'attacco che è quella del brasiliano Alves Leal. Filippo Angiolini 11 gol nel corso delle due semifinali, è subito lui, giovanissimo, classe 99, a sbloccare questa finale scudetto. 1-0 Fasano. Importantissimo l'apporto di Filippo Angiolini e il modo in cui si è preso la responsabilità doverosa visto gli infortuni di Ricco Belli e di Leal in queste semifinali. E invece l'altra assenza è quella di Paolo De Santis, non ci sono chance per lui di rientrare in questa serie di finale dopo l'infortunio in gara 1 di semifinale in casa del Pressano, sostituito da Francesco Rubino,
un giocatore di grande esperienza, una classe 83, ormai fasanese d'adozione, origini calabresi per lui. Quest'anno ha assicurato una presenza a sprazzi in casa Fasano, ma sicuramente un rientro importantissimo in questa serie di finale. Molto importante vista anche ora la difficoltà in cui si trova Fasano, soprattutto dal punto di vista difensivo, dovendo rinunciare al suo centro dietro titolare e specialista Paolo De Santis. Attacco il primo della partita per Conversano, subito Sabellini va a sbattere contro Flavio Messina. Conversano ha iniziato attaccando con due pivot e questo può essere un tema della partita, capire come si adatterà la difesa di Fasano e Messina in particolare al gioco con due pivot del Conversano. La finta di Dedovic, prova Lupo che era posizionato sulla linea come doppio pivot assieme a Umberto Giannoccaro, 9 metri a beneficio di Conversano, pallone nelle mani ancora di Lupo che resta come doppio pivot, si alza sempre il baricentro della difesa di Fasano con Messina, è alzato anche il braccio del passivo della coppia arbitrale, fallo ancora fischiato Dedovic, il sottomano cercato da Stabellini, para Fovio, un ex, uno dei tanti ex di questa partita, c'è stato un fallo, ha vestito e ha vinto tanto qui a Conversano Vito Fovio, che ha vinto però, lo ricordiamo, anche con la maglia della sua città, del Fasano in Puglia, ha vestito anche le maglie di Noci e Casarano, scudetto anche con il Bolzano per Vito Fovio, 9 scudetti in carriera. C'è stato un palo, attenzione ad Antiro che può andarsene dall'altra parte, rete del 2-0, subito un'accelerazione della Junior Fasano con questa bella ripartenza, una lunga difesa, ma attenzione subito a Giannoccaro, tiro dai 7 metri ravvisato dalla coppia arbitrale, ritmi subito alti, Fasano ha trovato una soluzione in contropiede con D'Antino, rimessa veloce e subito un tiro dai 7 metri per Conversano. Due modi di giocare in transizione diversi, da una parte Fasano che fa tanto affidamento sulle prime fasi, dall'altra parte invece il gioco veloce più manovrato, in seconda fase più organizzato da parte di Conversano, che ha subito punito il break di Nicolo D'Antino. È stato intanto un cartellino giallo ai danni di Giulio Venturi, combinato dalla coppia arbitrale Alperan-Scevola, reduci dalla finale di Challenge Cup femminile della settimana scorsa. Intanto dalla linea dei 7 metri Dedovic, che si lascia ipnotizzare da Vito Fovio, che in queste partite, nei playoff ma soprattutto in finale scudetto, dà il meglio di sé, è il suo terreno di caccia preferito. In campo oggi c'è una sola persona che ha giocato più finali scudetti di Vito Fovio, ma è l'allenatore del Conversano, è assolutamente il giocatore con più esperienza oggi in campo. Radovcic, cambio di posizione con Venturi, 2-0 in favore di Fasano il punteggio, attacca proprio la squadra di Francesco Ancona, Angiolini per Radovcic, ancora Filippo Angiolini che però deve riposizionarsi, è in difficoltà l'attacco di Fasano, tiene per ora la difesa di Conversano, Venturi, la conclusione centrale para Monciardini che riesce a deviare, palla che è terminata sul fondo, allora può ricominciare subito Stabellini, ammonizione però ai danni di Jacopo Lupo, tutto fermo in questo tentativo invece di accelerazione che il Conversano aveva cercato, ammonizione e palla nuovamente in mano a Monciardini, si ricomincia da capo. È scomparso nella difesa di Conversano D'Antino dopo il taglio e quindi Fasano ha fatto poi fatica a trovare soluzioni in verticale, incastrandosi fra i tre terzini nella circolazione di palla. Lupo, Dedovic, pallone per Stabellini che accelera verso l'esterno dove è posizionato Giannoccaro che però fa fatica a girarsi, fallo con le proteste di Giulio Venturi all'indirizzo della coppia arbitrale, ma chiaramente i 9 metri sono sacrosanti, ha già ripreso a giocare il Conversano. Lupo, Dedovic, Stabellini ha cercato in ultima istanza, dopo aver terminato le soluzioni, un passaggio schiacciato direttamente per Carlo Sperti, l'ultimo tocco è di Radovcic e allora il pallone resta nelle mani dei padroni di casa, Stabellini, poi uno contro uno di Dedovic che va a destra dove c'è Stabellini, la finta di Stabellini, lascia sul posto Maione, Vito Fovio ancora dopo 5 e 52, 2-0 Fasano, Fovio lascia a secco i padroni di casa, Radovcic sul rovesciamento dall'altra parte, Radovcic, 3-0 di Denis Radovcic e il Fasano sta iniziando nel migliore dei modi questa finale scudetto, anche perché Fovio ha parato anche questa e da vedere, insomma, perché se Fovio para così
è complicato per tutti. È sicuramente un fattore di questa partita. Abbiamo parlato dell'esperienza in generale, ma poi ci sono anche le qualità tecniche e quelle non si discutono. Attacco di Conversano che deve sbloccarsi, 6 e mezzo sul cronometro, la squadra di Tarrafino non ha ancora segnato. Dedovic, c'è il taglio di Pivetta, Stabellini, è coperta la linea di passaggio sul lupo, allora torna nuovamente su Dedovic, il passaggio ottimo per Umberto Giannoccaro, ma Fovio ha abbassato la saracinesca, non l'ha mai alzata per la verità, perché siamo 3-0. 5 tiri di Conversano, 5 parate di Vito Fovio. Umberto Giannoccaro nelle due gare di semifinale non aveva ancora sbagliato un tiro, era 7 su 7 nelle due gare contro Bolzano, sbaglia il suo primo tiro dei playoff. Con estrema calma Fasano, Radovcic, pallone per Pasquale Maione, altro tema tattico di questa partita, altro giocatore di grandissima esperienza, capitano della nazionale. Sergio, questo il tema, l'argomento dell'esperienza sicuramente pesa in una partita così. Ecco, Fasano è alla quinta finale consecutiva con tanti giocatori di questo roster che hanno disputato queste partite, gran parte di queste partite. Questo nuovo Conversano guidato da Tarrafino è alla prima finale scudetto. Solo 5 giocatori nel roster di Conversano hanno giocato almeno una finale scudetto nella loro carriera. Parliamo di un'esperienza, di un vissuto completamente diverso. Angiolini, il tiro cercato da Venturi, Murato può ripartire in velocità in Conversano, attenzione a Pivetta in contropiede, Conversano che va a sbattere ancora una volta contro Vito Fovio che allarga le braccia, come a voler dire stasera va così, non ce n'è per nessuno, vedremo se Conversano troverà le contromisure. Pallone schiacciato da Radovcic a Maione, intanto dall'altra parte lo chiude Lupo, 9 metri in favore di Fasano. Rischio di essere ripetitivo, Sergio, ma intanto Fovio ne ha parato un'altra. Sì, poco da commentare, la scena è sempre quella, cambia un po' come si sviluppa, ma il finale è sempre lo stesso. Angiolini per Radovcic che va a posizionarsi, aveva accennato a un taglio, intanto c'è una 2 minuti per Umberto Giannoccaro, anzi per Dinko Dedovic, cartellino giallo, non 2 minuti. Radovcic, la conclusione di Giulio Venturi all'incrocio dei pali, gran bordata quella lasciata partire dal classe 89 di origini bolognesi, time out chiamato da Alessandro Tarrafino, 4-0, inizio da dimenticare per Conversano. Fasano fino ad ora perfetto, ascoltiamo, andiamo ad ascoltare il time out di Alessandro Tarrafino. Però voi siete decisi, devo essere lucido, non posso pensare che quello sta là e non mi copre a mezza testa i tiri, devo pensare dove tiro, è tutto là il discorso, potevamo essere là, la partita stava là, poi in difesa questi tiri è l'unica cosa che sa fare è tirare, la prima azione gliela devo bloccare, dopo rientriamo un poco. Ha suonato la carica Alessandro Tarrafino, ha giustamente chiesto ai suoi ragazzi di essere più lucidi. Se guardiamo i tiri presi da una squadra e dall'altra, secondo un indice che sto sviluppando, la qualità dei tiri di Conversano è migliore rispetto a quella dei tiri presi da Fasano, ma il risultato dice tutt'altro e giustamente Tarrafino ha chiesto ai suoi di essere più lucidi, di osservare il portiere, di vincere il duello con Vito Fovio, che per carità non è mai facile. La necessità assoluta di sbloccarsi Conversano, di rompere il ghiaccio in questa finale che qui al Pala San Giacomo sul versante maschile mancava da 6 stagioni. L'ultima occasione nel campionato 2011-2012, in quell'anno arrivò però una sconfitta, quell'anno coincide con il primo scudetto vinto a gara 3 dal Bolzano. Attenzione al Lupo, la conclusione, si sblocca così Conversano con la rete di Jacopo Lupo che incrocia ottimamente e va a realizzare la prima rete della partita per la squadra di Alessandro Tarrafino. Ha fatto bene il time out, 9 e 47 giocati, 4-1, finalmente arriva la rete di Conversano. Il taglio dell'ala fa adattare completamente diversamente e completamente in maniera diversa la difesa di Fasano con Dantino che va fuori a uomo, quindi si allargano gli spazi sulla linea dei 6 metri. Lupo è stato bravo a giocarci su questi spazi per battere Vito Fovio.
De Santis, cambio di posizione intanto tra Radovcic e Angiolini senza pallone. Ecco Radovcic che riceve a spazio per incrociare, pallone nell'angolo, portiere da una parte, palla dall'altra, gran rete questa di Demis Radovcic, si alza sul primo passo, sfrutta lo spazio che sarà creato e va a realizzare. Attenzione a Maione che vuole uno sfondamento, ci prova poi Sperti, il cambio direttamente per la Pivetta. Attenzione all'attacco cercato da Conversano con Dedovic che però impone calma e razionalità ai compagni. Ottima la difesa in ripiegamento di Fasano che ha costretto poi Sperti a forzare quel passaggio dall'altra parte e poi non c'era più spazio per Conversano. Voleva uno sfondamento Pasquale Maione ma si continua a giocare. Dedovic ha spazio per la conclusione, rete di Dinko Dedovic, una costante in positivo nell'attacco di Conversano. È fondamentale Dinko Dedovic non solo per l'attacco di Conversano come abbiamo visto ora con questa rete ma anche per la difesa, è l'ago della bilancia, è colui che è l'umore della squadra di Conversano. Se Dedovic sta bene, se Dedovic è della partita, Conversano sale di livello. È arrivato dopo aver vestito la maglia del Siracusa, quella è stata la sua prima esperienza nel campionato italiano, Dinko Dedovic, giocatore di nazionalità bosniaca. Subito però la reazione di Fasano che passa per le mani di Pasquale Maione, si alza la difesa di Conversano, Maione poi da quella posizione fa quello che vuole, ci pensa Dedovic, pronta risposta in rimessa veloce, subito 11 e mezzo giocati e Conversano che torna nuovamente a trovare la via della rete con Dinko Dedovic, seconda rete consecutiva di Dedovic. È importante per Conversano trovare reti in seconda fase perché il doppio cambio attacco e difesa di Fasano non sempre permette alla squadra di Ancona di essere pronta e ben posizionata. C'è Ardi Aniballi intanto come secondo difensore nella squadra del Conversano, Maione è andato a piazzarsi proprio lì tra primo e secondo, cerca ora un anticipo Stabellini, lo fa però con una frazione di secondo di ritardo, quello che gli costa il fallo ravvisato dalla coppia arbitrale, 9 metri. E allora Angiolini con due pivot Fasano, Radovcic è seguito quasi a uomo da Sperti e il tiro di Giulio Venturi che ha il braccio evidentemente caldo questa sera, 2 su 2 al tiro per Giulio Venturi, 7-3 il punteggio. Errore di Riccardo Stabellini, era sì in inferiorità numerica da quel lato ma non si può marcare così il pivot a uomo in quella situazione lì e giustamente Venturi ne ha approfittato trovando il tiro in appoggio proprio nello spazio che doveva essere di Stabellini. Qualcosa da rivedere nella fase difensiva di Conversano, già 7 reti concesse agli avversari dopo 12 minuti e mezzo di partita, attacca proprio la squadra di casa, lupo per Stabellini. Dedovic che riceve un passaggio che lo costringe però a ricominciare con ordine, ancora Stabellini, la palla dentro poi di Dedovic per Umberto Giannoccaro, fallo e ammonizione per Giulio Venturi. Tiro dai 7 metri, l'ammonizione però è per Nicolò Dantino. Venturi era già stato ammonito in precedenza dalla linea Andra. Carlo Sperti con Dedovic che ne ha già sbagliato uno. E l'indiziato principale è sempre quello, Vito Fovio. Vediamo come va a finire. Rete di Carlo Sperti, primo gol della partita per l'ala destra, classe 95. Della nazionale e del Conversano, conversanese doc, esperienze nel campionato italiano anche con la maglia di Carpi e nel campionato lussemburghese sotto la guida dell'attuale direttore tecnico della nazionale Riccardo Trillini. Radovcic per l'attacco di Fasano, Leonardo De Santis, poi Dantino, Venturi, solito principio di azione di Fasano. Radovcic poi prova ad alzare il ritmo, a cambiare passo con un cambio di direzione, Radovcic lo scarico dietro la schiena ma è tutto fermo, fallo e 9 metri con il pallone nelle mani di Maione. Fasano ha la capacità di creare dei vantaggi rapidi e quindi Conversano deve essere forte e subito distruggere con un fallo il gioco di Fasano. Lo ha fatto in questo frangente lupo sul tentativo di Radovcic, ora Angiolini che va verso l'esterno, si butta dentro Angiolini in caduta con coraggio, Filippo Angiolini la mette dentro quasi senza guardare la porta, è riuscito a spingere il pallone via, l'ha messo nell'angolo dove però Monciardini non poteva arrivare. Aveva la possibilità di servire Leonardo De Santis a sinistra, completamente liberato dall'aiuto di Carlo Sperti, ha continuato a far da sé e ha battuto per la seconda rete della sua partita Luca Monciardini. Un pizzico di egoismo che non è un difetto in un ragazzo così giovane e soprattutto anche in un terzino. Stabellini da Dedovic a Sperti, giro di palla di Conversano con due pivot, Lupo e Giannoccaro sulla linea, Dedovic prova l'uno contro uno, viene fermato in maniera fallosa da Flavio Messina, il capitano
della Junior Fasano. Stabellini, Dedovic, l'uno contro uno di Stabellini, lo scarico per Sperti, la finta di Sperti che poi conclude però là dove ha appostato Vito Fovio, addosso quasi all'estremo difensore di Fasano. Mancava la parata su un tiro dall'ala a Vito Fovio e è arrivata anche questa. In un quarto d'ora ha completato il repertorio portiere della nazionale Vito Fovio, il suo collega di reparto Domenico Ebner. Intanto nella giornata di ieri ha ottenuto la promozione in Bundesliga. Questa è una bella notizia naturalmente per tutti gli appassionati della pallamano italiana. Intanto attacca Fasano, Venturi, la conclusione all'incrocio dei pali, Giulio Venturi, tocca a Monciardini che non riesce a parare, rete, e ancora Giulio Venturi alla conclusione, 9-4. Non so se è una scelta per rischiare meno su Maione, ma tutta questa libertà nei confronti dei terzini di Fasano non sta pagando per la difesa di Conversano. Era sfuggito via il pallone dalle mani di Sperti, lo scarico era stato di Dinko Dedovic, tutto è avvenuto però mentre tra Maione e Giannoccaro c'è stata un'irregolarità in particolare del difensore, della pivot della Junior Fasano. E allora 9 metri con Giannoccaro che ha già ridato l'azione della squadra di casa. Dedovic, Lupo, marcatura uomo su Dedovic da parte di Messina, uno contro uno di Stabellini, ora Lupo, la fitta in un primo momento, poi la conclusione sopra il muro, para Fovio che si abbassa, riesce a neutralizzare anche questa conclusione. Buona la scelta di tiro di Jacopo Lupo lì dove era posizionato Giannoccaro a fargli da velo, troppo facile però per Vito Fovio leggere il braccio del giocatore di origine di Casarano e parare la sua ottava di questa partita. Sempre in panchina Guido Ricobelli, anche lui è stato assente nella serie di semifinale che ha portato il Fasano ad eliminare il Pressano. Intanto Niccolò Dantiro dalla posizione di ala destra si sblocca anche lui, altro classe 99 come Filippo Angiolini, rete, Lupo sul rovesciamento, rimessa veloce che porta alla rete del Conversano per il 10-5, va dentro Jacopo Lupo in rimessa veloce e trova il gol tra le gambe di Fovio. Andiamo con ordine, bene che Niccolò Dantiro si sia sbloccato, era 0 su 6 dalla posizione di ala nelle due gare di semifinale, soprattutto ha giocato solo un quarto d'ora, poco meno, poco più nella gara di ritorno, poi sostituito, ha fatto tanta fatica contro Pressano, oggi si è sbloccato ed è molto importante per lui. Dall'altra parte quella che è una delle strade che Conversano deve percorrere, il gioco veloce, soprattutto subito dopo la rete subita. Venturi, conclusione di Giulio Venturi, la ribattuta Maione che batte Lupo, ne è entrato appostato come un falco Pasquale Maione, fa suo il pallone e la mette dentro, 11-5 più 6 Fasano. Ci prova Dedovic, aveva parato Fovio, 9 metri, ma intanto Fasano ha sempre un margine, un vantaggio molto importante costruito in questi primi 18 minuti. Ha cambiato portiere ora invece Alessandro Tarafino, Monciardini una sola parata in questi primi 17 minuti di gioco, quindi ci sta giusta la scelta di provare a invertire la tendenza con Mattia Lupo. È stato aiutato dal palo sul tiro di Venturi, poi troppo facile per Maione la respinta. Fasano che comunque continua a gestire nonostante Conversano si sia sbloccata, ma era quasi naturale e doveroso che dovesse accadere. Continua a gestire, ora un più 6 anche importante quando ci avviciniamo al 20°. Si riparte, Dedovic, l'uno contro uno di Stabellini, la conclusione di Riccardo Stabellini, ben arginato fino ad ora. La scelta di Fasano con l'inserimento del terzino è quella di restare comunque in 5-1, ma ovviamente di adattarla, visto che dai tre esterni ne manca uno. Messina resta spostato su un lato, si tratta di vincere l'uno contro uno su Messina, ma Messina è bravo a portare i giocatori dove c'è densità. Dedovic per Giannoccaro, conclusione sul palo, ma c'è fallo da parte di Francesco Rubino e sarà tiro dai 7 metri in favore di Conversano, con Sperti già pronto ad andare dalla linea dei 7 metri. Terzo 7 metri per Conversano e terzo procurato da Umberto Giannoccaro, il pivot di origini fasanese, lui che ha vinto uno scudetto, il primo della storia di Fasano con la maglia della sua città, la Junior Fasano. Evitano di incrociare gli sguardi Sperti e Fovio, in particolare Sperti con Fovio.
più che il contrario. Tutto pronto. Rete di Carlos Perti, che ancora una volta è glaciale dalla linea. Pallone nell'angolo alto, Fabio stavolta immobile, 11-6. Bel tiro quello di Sperti, forte sulla parte alta della figura di Vito Fovio, difficile da parare. Contrattacca Fasano, sempre con grande ordine, con grande pazienza, la squadra di Francesco Ancona, che, lo ripetiamo, fa a meno nella fase d'attacco di Alves Leal, ma ancora una volta non fa rimpiangere la sua assenza Filippo Angiolini, serie di playoff fino ad ora davvero da incorniciare, quella del terzino di origini toscane che stavolta la mette tra le mani di Lupo, 12-6, sempre più 6 Fasano. Mi ripeto, ancora tutto troppo facile per i terzini di Fasano, che giustamente stanno attaccando con costanza, con le giuste traiettorie, la difesa di Conversano che resta troppo passiva, in ritardo magari sull'uscita, e permette con facilità ai terzini di Fasano di trovare il tiro. Dedovic va a puntare Maione in uno contro uno, lo tiene però il pivot della nazionale, allora si riparte da un 9 metri. Stabellini, Dedovic nuovamente in palleggio, il tiro di Stabellini murato da Francesco Rubino, il tocco che però permette al Conversano di mantenere il possesso del pallone. Dedovic, nuovamente Stabellini, Lupo che restituisce a Stabellini e poi va a tagliare come doppio pivot. Stabellini si butta dentro, fallo e 9 metri per questa buona difesa ancora di Fasano su questo tentativo di isolare in uno contro uno Stabellini su Maione. Cioè, ha dovuto lottare Pasquale Maione per restare lì, ma poi ce l'ha fatta anche con un po' di esperienza a gestire l'uno contro uno di Stabellini. Ci prova nuovamente Stabellini, che si sta intestardendo alla ricerca del gol. Stanno mancando le sue conclusioni, stanno mancando le sue reti, il suo solito apporto nella fase d'attacco. Sta tenendo molto bene invece Fasano, sole 6 reti concesse agli avversari nei primi 21 minuti, più 6 il punteggio. Attacca ancora Conversano, Dedovic, c'è il taglio di pivetta, Dedovic, ecco Stabellini invitato alla conclusione, rete di Riccardo Stabellini, una soluzione ottima trovata dal terzino bolognese, braccio sul fianco della difesa, non può nulla Fovio, che non vede neanche partire il pallone. Gran rete, dici bene, bravo Riccardo Stabellini a sbloccarsi con una rete che sfrutta poi l'abilità a giocare contro tre difensori come Venturi, Rubino e Maione, tutti alti più di 1,90 m, lui ci va a giocare sul fianco e batte Vito Fovio. Radovcic, Leonardo De Santis che raccoglie, va ad attaccare, va lui alla conclusione, para Mattia Lupo, intervento dell'estremo difensore di Conversano, un segnale importante perché Conversano ha bisogno delle parate dei suoi portieri per avviare in maniera convincente una rimonta di una partita che si è messa subito tutta in salita, 4-0 all'inizio della sfida con un Fovio pazzesco. Iballi che ora gioca in posizione di centrale, Dedovic, taglio di pivetta, cambio di posizione con un incrocio tra Iballi e Stabellini, riconquista ancora la palla Stabellini, la conclusione, aveva forse la possibilità di prendere meglio la mira stavolta nonostante il tocco, il fastidio della difesa. L'uscita con un attimo di ritardo di Messina a uomo su Dedovic ha liberato tanto spazio al centro della difesa di Fasano, ha commesso però fallo Maione su di lui. Nuovamente Stabellini, lo tiene ancora Pasquale Maione, Radovcic era pronto a scappare via, a fuggire in contropiede, 9 metri, Dedovic, Stabellini, il tiro di Riccardo Stabellini e questo è un gol spettacolare di Riccardo Stabellini, un gol che ha nelle corde questo giocatore, missile, autentico, Fovio non può nulla. Braccio velocissimo quello di Stabellini, una situazione di passivo che stava obbligando ormai Fasano a dover concludere, tiro forzatissimo ma davvero imparabile per Vito Fovio. Time out chiamato da Francesco Ancona, il tecnico della Junior Fasano, sul 12-8, ascoltiamo le sue parole. Giulio, passivo, non facciamo questa ingenuità, passivo, dai pressing, non rimanere sui 6 metri a aspettare la partenza, passivo, pressione, perché deve forzare per forza il tiro. Dai, ora, Francia sinistra, con calma, sempre manteniamo larghezza, ragazzi,
ripiegamento difensivo, è la cosa più importante della partita. Ripiegamento difensivo, ok? Dai, forza ragazzi, dai. Sì, sì, Francia, Francia. Francia sinistra, forza! Prima di parlare dell'attacco a cui si è riferito ai suoi giocatori, Francesco Ancona, giustamente quello che lui ha definito la cosa più importante della partita, il ripiegamento. Fasano non può permettere a Conversano di sprigionare la sua capacità di gioco in velocità e deve ripiegare correttamente, magari per la squadra di Fasano anche riuscendo a completare in maniera precisa e con le giuste posizioni i due cambi attacco e difesa che la squadra di Ancona sta effettuando in questo primo tempo. Cornice di pubblico davvero spettacolare, fantastica questa sera al Pala San Giacomo di Conversano. L'abbiamo detto, è un derby di Puglia sentitissimo tra due squadre che sono probabilmente le due realtà di maggior tradizione nella Puglia della pallamano e soprattutto nel massimo campionato di Serie A1 maschile, due squadre che saranno tra le protagoniste anche nel girone unico del prossimo anno, ma l'attualità la fa da padrona, questo scudetto si gioca per questo in una serie che preannuncia scintille. Errore al tiro di Angiolini, adesso può attaccare Bearevic che viene impiegato ora nella fase offensiva, un ex di questa sfida, anche lui, anche Jelko Bearevic, un girovago della pallamano italiana tra le maglie vestite, le tante maglie vestite, anche quella di Fasano. I balli per Dedovic con Bearevic che aveva dato solo il principio all'azione, poi è uscito, è impiegato come specialista difensivo Dedovic per Ardian Iballi. L'uscita di Dantino a uomo su Iballi, va dentro Sabellini che si butta nello spazio, fischio che porta però solamente a un 9 metri. Visto che Conversano sta rinunciando in qualche modo al tiro da fuori, l'unico modo per cambiare il proprio attacco, per migliorarlo e per avvicinarsi a Fasano e vincere l'uno contro uno in questo momento, a vincerli è sempre la difesa di Fasano. Si riparte dalla linea dei 9 metri, Dedovic, taglio di pivetta per provare a muovere la difesa, Iballi che però si palleggia sui piedi, era fuggito via dalla marcatura di Venturi, gli aveva rubato il tempo, peccato perché ha fatto tutto da solo, la cosa buona e la cosa cattiva. Ottima la finta, poi aveva bisogno del palleggio per ricoordinarsi con i piedi, ha palleggiato la palla nel posto sbagliato. Sempre Radovcic a dettare i tempi e i ritmi dell'attacco di Fasano, il taglio di Dantino. Angiolini che va in uno contro uno, la butta dentro per Maione, ne servono tre i giocatori per fermare Pasquale Maione, Iballi, Bearevic e Dedovic. E gli ultimi due non sono esattamente piccoli. La regola è chiara, puoi far fallo in quanti vuoi, tanto te ne fischiano uno e quindi i giocatori di Conversano ne approfittano poi per essere sicuri. Esatto, per essere sicuri di non lasciare il minimo spazio a Maione, che è comunque bravissimo poi anche fra due giocatori a trovare lo spazio per mettere i piedi e le braccia per trovare un vantaggio. Classe 82, Pasquale Maione ha giocato e vinto anche qui a Conversano, esperienza nel campionato spagnolo con la maglia del Cuenca. Venturi intanto, il tiro ben indirizzato ma è sulla traiettoria questa volta, Mattia Lupo che neutralizza la conclusione, bravo Lupo ad opporsi. Accelerazione di Conversano, Iballi va dentro lui, prova l'uno contro uno tra Messina e Maione che lo fermano, 9 metri, ma intanto Conversano riacquista fiducia perché la difesa sente di avere le spalle maggiormente coperte con qualche intervento in più dei portieri. Solo due le reti subite da Mattia Lupo quando è entrato in campo al 18esimo e solo due le reti segnate negli ultimi 7 minuti dalla Junior Fasano. 4 minuti da giocare, va dentro Ardian Iballi, fulmineo, l'uno contro uno, aveva capito che da quella parte c'era qualcosa di buono da ottenere, in precedenza si era palleggiato sui piedi, stavolta ha lasciato ancora sul posto Venturi, è andato dentro e l'ha messa alle spalle di Fovio. 12-9, meno 3 Fasano adesso, più 3 Fasano anzi. Trafino l'ha studiata nei minimi dettagli, conosce questo adattamento di Fasano e quindi fa tagliare pivetta non per giocare con due pivot ma per liberare spazio sul lato destro della difesa di Fasano e lasciare Ardian Iballi uno contro uno contro Giulio Venturi. Ha tentato Venturi, ha parato Lupo adesso ma è tutto fermo perché c'è stato un fallo
con la possibilità di ripartire per Fasano dai 9. Radovcic per Maione, che viene buttato a terra da Beharević. 2 minuti per Jelko Beharević, prima sospensione temporanea della partita, prima superiorità numerica di cui potrà godere in questo caso la Junior Fasano, e Pasquale Maione è anche questo giocatore fondamentale per l'attacco di Fasano, oggi ancora poco cercato, ha fatto sì 2 reti ma una su respinta, e anzi ha sofferto la difesa di Conversano, e quasi potrei azzardarmi a dire dopo 27 minuti di gara che il concentrarsi troppo su Maione ha liberato spazio per i terzini di Fasano, e quindi Conversano deve in qualche modo un po' trovare l'equilibrio ora nella gestione del pivot e in quella dei terzini, soprattutto dei due tiratori. Superiorità numerica per Fasano, Angiolini con un giocatore in più per i prossimi 2 minuti. La formazione di Francesco Ancona, Radovcic va a posizionarsi come doppio pivot, Angiolini la conclusione, sfondamento però non sfruttata, questo primo attacco in superiorità numerica, ora i balli, finisce a terra, riesce però, gioco fermo con il direttore di gara che assegnano il pallone a Fasano, è stato fischiato perciò un fallo in attacco ad Ardian Iballi. Protesta Tarafino, ma intanto il pallone resta nelle mani di Fasano. Alperan ha indicato infrazione di passi come spiegazione, come motivo della loro chiamata arbitrale del centrale di Conversano, che aveva avuto parecchia difficoltà a coordinarsi dopo una ricezione non facile. Entra Guido Ricobelli, debutto nella serie di playoff per Ricobelli. Riceve palla subito, illuminante Guido Ricobelli per Pasquale Maione, intesa perfetta, poi Maione ha la colla sulle mani, la raccoglie, si gira e batte Mattia Lupo per il 13-9 a meno di 2 minuti dalla fine del primo tempo, con Tarafino che se la gioca con l'extra player. Dedovic, Iballi, poi Sperti. Nuovamente i balli, in uno contro uno, lo ferma Maione. Giannoccaro, ha fatto ripartire l'azione, Dedovic. Ora Sperti per Pivetta, che intanto si è mosso centralmente. Rientra Lupo, ma Dedovic prova l'azione in solitaria, finisce addosso ad Antino e finiscono entrambi a terra, 9 metri ancora. Fasano tiene in difesa, Conversano fa trascorrere i secondi. Lupo resta in porta, dunque un giocatore in meno ora nella fase d'attacco per Giannoccaro, questo pallone, invasione fischiata ad Umberto Giannoccaro, cambio di possesso. 13-9 il punteggio con 45 secondi da giocare prima della fine del primo tempo, con la situazione di superiorità numerica per Fasano sfruttata fino ad ora in una sola occasione con il gol di Pasquale Maione sul servizio di Guido Ricobelli. Ha un'altra opportunità Radovcic ora per l'attacco di Fasano, il pallonetto cercato da Venturi, non c'è fallo, ha parato Lupo, e allora ripartenza subito di Dedovic che alza la testa, vede i balli, si butta nello spazio, i balli, rete di Conversano con Ardian Iballi in velocità, 13-10, meno 3 di nuovo quando mancano 13 secondi alla fine del primo tempo. Rete importantissima perché Conversano ha recriminato un po' troppo per gli ultimi attacchi giocati e ora trova questa rete in velocità. Fallo su Radovcic, siamo davvero agli sgoccioli e Maione preferisce fermarsi perché vuole questa conclusione davanti al muro di Conversano. Il tutto a gioco fermo, non ci sarà alcuna possibilità di ribattuta su questo attacco di Fasano. Va Maione, la conclusione che finisce prima sul muro, poi sul palo. 13-10 dunque alla fine del primo tempo, benissimo il Fasano in avvio e poi invece il Conversano ha ricucito leggermente lo strappo. Velocemente Sergio, perché vedo Marcello a bordo campo pronto. È arrivato fino al +6 Fasano, poi Conversano ci ha provato anche aiutato dalle parate di Lupo. Eh sì, in compagnia di Vito Fovio, c'è molto di Vito Fovio in questo vantaggio del Fasano, partita però assolutamente tutta da giocare nel secondo tempo, siete partiti fortissimi. Sì, stiamo facendo un'ottima partita, però ancora è lunghissima.
Con Versano è una squadra che non si arrende mai, dovremo giocare allo stesso livello il secondo tempo per portare a casa questa partita. Soprattutto Vito Fovio, no? È importante, sì. Grazie Vito Fovio, la concentrazione del portiere della Nazionale, protagonista dei primi 7 minuti di almeno 4 interventi decisivi che stanno dando in questo momento la misura del risultato. Ci fermiamo, linea alla regia, alcuni comunicati commerciali, poi ritorniamo di nuovo qui in diretta dal Palla San Giacomo di Conversano per gara 1 di finale Scudetto. Via al secondo tempo di gara 1 di finale Scudetto della Serie A1 maschile, Scudetto 2018. Per questo si gioca, per questo si affrontano queste due formazioni in un derby pugliese sentitissimo, primo atto di una serie di finale che si protrarrà fino a gara 2 del prossimo 19 maggio al Palla Vuitira di Martina Franca, gara 3 ancora lì in casa sul campo di Fasano per decidere eventualmente nella bella quello che sarà di questo scudetto della massima serie, 49esimo scudetto della Serie 1 maschile di pallamano. 13-10 il punteggio. Fasano ha interpretato ottimamente soprattutto l'avvio di questa partita, Sergio, aiutata anche dalle parate di Vito Fovio, si è subito spinta in avanti rispetto a Conversano e poi ha gestito molto bene anche un momento di difficoltà offensivo nella parte finale del primo tempo. Aveva provato Dedovic intanto con una magia, un passaggio sotto le gambe a liberare Giannoccaro, l'invenzione di Dinko Dedovic ha portato a qualcosa di importante, alla sospensione temporanea per Giulio Venturi ed è la prima sospensione temporanea della partita per la Junior Fasano. Ed è il quarto 7 metri procurato su 4 da Umberto Giannoccaro. Carlo Sperti dalla linea rete, 3 su 3 dalla linea dei 7 metri per il mancino di Conversano, tocca questa volta Vito Fovio che però non riesce ad opporsi. 13-11 dopo quell'allungo iniziale, quel 4-0 di Fasano è il momento in cui Conversano si avvicina maggiormente nel corso della gara al Fasano. Ritorno a meno 2 e lo fa anche nel momento giusto perché a inizio secondo tempo subito sul primo attacco guadagna anche una superiorità numerica. C'è in campo Guido Ricobelli, extra player per Fasano che in questa situazione di inferiorità numerica attacca con il sesto di movimento per ovviare appunto al giocatore in meno. C'è stato un tentativo, intanto Fovio è tornato in campo, c'è stato un tentativo di passaggio da Ricobelli a Maiore, azione che aveva già portato al gol nel primo tempo. Dedovic dall'altra parte incrocia la conclusione ma sbaglia la mira, pallone al lato rispetto alla porta difesa da Vito Fovio, errore dunque di Dinko Dedovic. Conversano aveva l'opportunità di giocare in attacco posizionale con l'uomo in più, ci ha comunque provato con Dinko Dedovic, il tiro non era malvagio ma è stato impreciso. Incessante il sottofondo del Palla San Giacomo in 2000 sugli spalti per questa attesissima finale Scudetto, per questa attesissima serie di finale. Attacca Fasano, Angiolini dentro per Maione, non si intendono i due, Maione però ha subito fallo e allora ci sarà un 9 metri gioco fermo per asciugare il campo del Palla San Giacomo. Nei momenti di difficoltà Fasano va dal Pasquale Maione, dal suo riferimento lì sulla linea dei 6 metri. Ha prima mancato la presa Maione, ora come stiamo rivedendo nel replay è stato trattenuto da Jacopo Lupo e quindi non ha potuto afferrare con la mano sinistra il passaggio di Filippo Angiolini. Ancora fermo il gioco, bisogna asciugare in maniera corretta fino in fondo il campo. 13-11 con ancora 36 secondi di inferiorità numerica con cui deve fare i conti il Fasano. Fasano che è arrivata a questa sua quinta finale consecutiva per lo Scudetto dopo aver eliminato il Pressano in semifinale, impresa di Conversano che ha buttato fuori dalla lotta al titolo i detentori del Bolzano. Intanto gol meraviglioso di Guido Ricobelli che si alza, lo fa con una semplicità estrema almeno all'apparenza, palla da una parte, portiere dall'altra, grandissimo gol. Gol elegantissimo il modo in cui ha messo sul passo, è andato su verticale e poi ha piazzato la palla per battere Vito Fovio, Mattia Lupo. Fovio osservava dall'altra parte e adesso è il suo momento per opporsi sull'azione di Pivetta. Para Fovio, l'ha ribattuta due volte Fovio. Doppio intervento di Vito Fovio, prima su Pivetta, poi su Sperti, prima su un'ala, poi sull'altra, non si passa da quelle parti. Grandissima la doppia parata di Vito Fovio, un po' più facile la prima perché l'angolo di Pivetta non era dei migliori, ma
eccezionale la seconda su Sperti, recuperando dopo che l'ala destra di Conversano aveva preso la respinta della sua stessa parata. Radovcic, Venturi, Angiolini, che poi pallone ce l'aveva nelle mani Venturi, direttore di gara, che però hanno segnalato il cambio di possesso, palla in mano a Pivetta, la conclusione di Riccardo Pivetta, una magia di Pivetta, gol splendido sul primo palo, pallone appoggiato morbido, delicatissimo, è battuto Fobio. Si rifà con un tiro simile al precedente, aveva su quella finta poi scelto un'altra soluzione, questa volta invece ha lasciato molto bene la palla sulla testa di Vito Fobio, Riccardo Pivetta. 34 minuti, 14-12 il risultato, Venturi. Tartino, Radovcic, cambio di direzione di Demis, Radovcic dai 9 metri, un giocatore con la sua tecnica può fare quello che vuole e lo ha dimostrato in questa azione. Spettacolare, e non è un terzino, gran cambio di ritmo e poi gran tiro a battere Mattia Lupo. È un terzino invece, Jelko Bearevic ce lo fa vedere con questa conclusione dai 9 metri, se la prende senza pensarci su due volte, batte Fobio, pallone nell'angolo. 15 Fasano, 13 Conversano, 34 minuti e 39 secondi di questa bellissima gara 1 di finale scudetto. Continua ancora l'equilibrio in questi primi 5 minuti scarsi. Conversano ha mangiato una sola rete del gap con cui era andata a riposo alla Junior Fasano. Venturi per Maione, Maione lo tiene Lupo faticando moltissimo e non potrebbe essere altrimenti, ma riesce comunque a portare ad un 9 metri. Forse mettendo anche un piede dentro l'area per sì, aiutarsi a tenere lontano Pasquale Maione. Fermo il gioco, scuote il campo intanto in panchina Alessandro Tarafino, che dà indicazione ad Umberto Giannoccaro, riprende posto in difesa Riccardo Stavellini, si gioca. Si è arrabbiato tanto col suo pivot Tarafino perché non era tornato in panchina a cambiare per dare spazio invece a Riccardo Stavellini in difesa. Radovcic per Maione, tiro dai 7 metri, l'astuzia, la esperienza di Pasquale Maione e di Demis Radovcic, con Maione che si posiziona in prossimità di Carlo Sperti, l'esito è presto detto, è facile da ipotizzare, oh, il gol è tiro dai 7 metri e questa volta dalla linea ci va Ricobelli. Ha un mismatch potenzialmente con chiunque Pasquale Maione, ma ovviamente con Carlo Sperti questo è ancora più marcato, è stato facile per il pivot del Fasano prendere posizione e guadagnarsi il tiro dai 7 metri. Ricobelli contro Monciardini, la finta di Ricobelli che la mette nell'angolo alla sinistra dell'estremo difensore di provenienza lombarda Luca Monciardini, ex di Cassano Magnago, per il 16-13 al 35esimo minuto. Stabellini con calma, Conversano che adesso gioca con il piglio di chissà di essere comunque tornato in partita, di aver buttato alle spalle, di essersi buttato alle spalle il momento di maggior difficoltà fino ad ora della partita. Fallo di Maione ancora su Stabellini, 9 metri. Dedovic lo segue, Messina, Sperti, il tiro di Carlo Sperti, tutto a gioco fermo, 9 metri con la possibilità di attaccare ancora per Conversano. Conversano ha la possibilità con i piedi dentro i 9 metri di poter lanciarsi per un tiro non facile ma comunque che ci starebbe, e invece si ostina ad andare a cercare la linea dei 6 metri, a cercare l'uno contro uno. Giannoccaro, tiro dai 7 metri in un duello più complicato rispetto a quello che era andato a procurarsi Pasquale Maione dall'altra parte con Carlo Sperti, con Giannoccaro che ha la meglio sul compagno di sempre, ex compagno di squadra Francesco Rubino. Tiro dai 7 metri con Sperti che fino ad ora non ha mai sbagliato, 3 su 3 dalla linea, vediamo come andrà questo nuovo duello che si rinnova con Vito Fobio. Conversano sta giocando tantissimo sia con il pivot, Giannoccaro è al quinto 7 metri procurato, ma proprio a cercare la linea dei 6 metri con gli uno contro uno, con le penetrazioni, e invece la difesa di Fasano sta concedendo potenziali tiri da fuori
ai conversanesi. Sperti contro Fovio. E ancora a segno Carlo Sperti, 4 su 4 dalla linea, 16-14, Conversano resta lì, meno 2. Il suo tiro preferito nell'angolo dove Vito Fovio soffre un po' di più dai 7 metri, 3 delle 4 reti segnate da Sperti sono state lì nell'angolo alla sinistra di Vito Fovio. Venturi, Radovcic che chiede ritmo all'attacco, al giro di palla di Fasano. Si muove Leonardo De Santis che riceve palla, fa il palleggio, lascia Venturi che però non ha il passo giusto, la rincorsa per prendersi il tiro, ci prova Angiolini che però viene braccato dalla difesa in particolare di Lupo, 9 metri con Pasquale Maiore che ridà nuovamente spazio all'azione, Radovcic che prova una giocata delle sue, tutto sotto fallo, tutto che porta ad un tiro dai 7 metri. È incredibile in cosa si è trasformato Demis Radovcic dal quindicesimo della partita di sabato scorso tra Fasano e Pressano a oggi, dove ancora nell'inedito ruolo da centrale, ma oggi anche quando poi ritorna sulle sue mattonelle preferite, sta davvero facendo la differenza nell'attacco di Fasano. Ha superato guai fisici in corso di stagione Demis Radovcic, un brutto infortunio che l'ha tenuto a lungo fuori, un infortunio al malleolo, è rientrato e pian piano sta riacquistando la forma, la classe resta cristallina e lo sta dimostrando alla sinistra della nazionale e della Junior Fasano. Fermo il gioco con Rico Belli che si allontana da Monciardini per mantenere alta la concentrazione, la finta di Rico Belli che appoggia il pallone con la consueta eleganza, pallone sotto la traversa, 17-14. Gran rete di Guido Riccobelli, gran gesto con il polso per battere Luca Monciardini. Stabellini adesso sull'attacco in velocità, lo scarico, pallonetto di Carlo Sperti, ci si diverte come in questa gara, in questo derby meraviglioso tra Conversano e Fasano, il tiro dai 7 metri delizioso da parte di Riccobelli, ancor più bello il pallonetto di Carlo Sperti, 17-15. Bravissimo Dinko Dedovic sul suo attacco a leggere l'anticipo, il tentativo di anticipo di Leonardo De Santis che aveva creato la linea di passaggio proprio per la sua ala, e poi bravo Sperti ad anticipare l'uscita di Vito Fovio lasciando la palla in alto per questo pallonetto. Angiolini per Venturi ha perso la marcatura pivetta, Dantino al libero per prendere la mira, pallone sulla traversa, poi lotta Maglione che si butta sul quel pallone, Lupo gli chiude la traiettoria, palla in mano al Conversano che adesso può attaccare per il possibile meno uno, lo capisce il Pala San Giacomo che alza l'intensità del suo tifo, ci pensa Vito Fovio a smorzare ogni entusiasmo, la parata, il lancio di Fovio, spettacolare questa azione, ma spettacolare anche la parata di Lupo, errore di De Santis, ma attenzione a Conversano, non c'è davvero tempo per riprendere fiato, ci prova Dedovic, fallo, tiene la difesa di Fasano, un errore da una parte di Pivetta, errore dall'altra parte invece con De Santis, time out di Tarrafino, riassumici velocemente cosa è accaduto. E quella che sarebbe la mano del 2018, grande ritmo, anche con qualche errore, ma nessuna delle due squadre che si tira indietro, pesa tantissimo l'errore di Leo De Santis per spezzare il ritmo di Conversano. Alessandro Tarrafino. È una bolgia, un girone dantesco stasera e non siamo riusciti a carpire neanche una parola da questo time out di Alessandro Tarrafino. 17-15 il punteggio, time out in questo momento della partita, Sergio, con 39 minuti giocati e Conversano che ha in mano però una palla importante, quella del meno uno. È particolare questa scelta di Alessandro Tarrafino, non credo che tanti allenatori avrebbero pensato di chiamare un timeout in questo momento. La sua squadra ha iniziato sicuramente meglio il secondo tempo rispetto a come aveva iniziato la partita. Bisogna anche dire che l'inizio della partita, almeno dal punto di vista del risultato, non era stato un problema di gioco di Conversano quanto un problema di finalizzazione, perché Vito Fovio era stato
quasi perfetto, o almeno perfetto nei primi 7-8 minuti di partita. Poi ovviamente Conversano ha iniziato a segnare e sta provando a restare lì attaccata. Due modi diversi di giocare, perché Fasano può fare affidamento sulle capacità dei singoli per risolvere momenti difficili. Conversano in questo fa un po' più fatica, ha bisogno dell'apporto di tutta la squadra. E sicuramente, visto a chi si rivolgeva Tarafino, stava parlando del gioco di attacco nel suo time out. Dedovic preso a uomo da Messina. Lupo si butta dentro nello spazio tra Venturi e Rubino. Fallo 9 metri con Rubino, che invece voleva uno sfondamento. Ancora fermo il gioco per asciugare il campo. Conversano, dopo aver rotto il ghiaccio, Sergio, però ha trovato la via, il modo per rientrare in partita. Non si era messa bene nel corso del primo tempo. Decisamente il parziale di 4-0, su cui al nono minuto, sul quale poi Alessandro Tarafino aveva chiamato il time out, è stato un segnale importante, soprattutto dal punto di vista psicologico. Non un ottimo benvenuto nella serie di finale scudetto per una squadra che per molti giocatori vede molti giocatori la prima esperienza. Stabellini che va in elevazione, frana addosso a Messina, il fallo però lo commette il capitano della Junior Fasano. E allora Stabellini nuovamente in possesso, lo scarico sul Lupo, ancora Stabellini che riceve, non ha modo però per calibrare una conclusione che possa rivelarsi pericolosa. 9 metri con Tarafino, che invita lo stesso Stabellini a riprendere la sua posizione naturale di terzino sinistro. Dedovic, il pallone per Lupo che arriva dalla distanza sotto mano, che fa esplodere di gioia il pubblico del Pala San Giacomo. Il gol del meno uno, il gol che rimette tutto in equilibrio. Ancora una volta una rete sotto passivo aiuta Conversano a restare incollata alla partita, e quindi si arriva al decimo minuto sul meno uno per Conversano. Da brividi questi 20 minuti che restano, che ci separano dal termine di questa gara 1 di finale scudetto della Serie A 1 maschile. Grande spettacolo qui su Sport Italia. Il pallone per Radovcic che prova la conclusione in appoggio, ha parato, attenzione al contropiede con Sperti, il tiro di Sperti su fallo di Angiolini. Attenzione perché il pallone viene consegnato sia al Conversano, c'è stato il fallo, protesta la panchina conversanese con le indicazioni del tavolo del delegato federale di ammonire Alessandro Tarafino per proteste. Abbiamo rivisto l'azione. Il fallo di Filippo Angiolini era sia al limite in una situazione particolare come quella di prima fase, e quindi di una occasione da rete più chiara di altre. Due minuti per Angiolini su questo fallo in fase di rientro su Carlo Sperti, avrà perciò la possibilità. Rivediamo ancora il fallo, la regia ci ripropone il rallenti dell'azione con la trattenuta. Sperti che va a concludere dai 10 metri. Si procede con, dunque, dopo aver visto il replay, i 2 minuti per Filippo Angiolini, che si accomoda in panchina, ammonito Tarafino per proteste, e Conversano che può beneficiare della superiorità numerica. Nella precedente superiorità numerica era andata male per Conversano, quella nel primo tempo combinata ai danni di Giulio Venturi, perché Fasano, nonostante l'uomo in meno, aveva chiuso il parziale in vantaggio di 1-0. Attacca Conversano, Sperti, Dedovic, pallone per Stabellini che si alza sul primo passo, lo murano in due Venturi e Rubino, palla però che resta nelle mani di Conversano quando andiamo verso il 41esimo minuto di partita. Stabellini, ha perso palla il Conversano, il Fasano può ragionare con Fovio che impone calma ai compagni, e Radovcic che amministra. Si sono un po' innervositi in questo periodo i giocatori di Conversano, momento spezzettato della gara, palla persa di Riccardo Stabellini, poteva giocare meglio quella palla. Fasano aveva dall'altra parte la possibilità di andare subito in prima fase, ha preferito ragionare per far trascorrere qualche secondo in più, per scontare con una maggiore tranquillità questa situazione di inferiorità numerica. Ci ha provato poi Rico Belli con una conclusione delle sue, pallone che tocca il palo e finisce al lato senza impensierire questa volta più di tanto Mattia Lupo. Ancora un nuovo attacco di Conversano, ancora una potenziale opportunità di andare a pareggiare con l'uomo in più nella fase d'attacco.
Dedovic va in elevazione, scarica sui Ibalica, però deve fermarsi perché è ben appostata la difesa fasanese. Allora nuovamente i balli per Dedovic, lo scarico direttamente su Pivetta, la conclusione sul secondo palo di Riccardo Pivetta, tutto da rifare dopo 42 minuti, 17-17, fin qui abbiamo corso praticamente a vuoto. Se così possiamo dire, ha completato una rimonta iniziata al decimo minuto con la rete di Jacopo Lupo, la prima rete della partita, il conversano, ora ha trovato la rete con Riccardo Pivetta, una rete importante perché sblocca la squadra in superiorità numerica. Chiama time out Francesco Ancona. Scherzi a parte, ovviamente grandissima reazione della squadra di Alessandro Tarafino, che ha ricucito lo strappo, ha rimesso tutto in discussione. 17-17, time out Fasano, ascoltiamo Francesco Ancona. Rimani tu, rimane Guido questa azione, ok? Facciamo Francia, rifacciamo Francia, va bene? Ehi, attacchiamo forte Francia, ok? Dai! Il frastuono del Pala San Giacomo ci ha impedito di capire benissimo parole di Francesco Ancona, ma sicuramente stava parlando del suo attacco con i suoi, di come gestire questi ultimi 9 secondi di inferiorità numerica con Dantino che lascia che prende il posto di Vito Fovio in campo, quindi la porta libera con Fasano che presumibilmente gestirà questi 9 secondi per poi con Vito Fovio tra i pali giocare con maggior sicurezza questo attacco. Maione per far ripartire l'azione d'attacco di Fasano. Venturi, segnalazione di passivo, si alza Venturi, rete di Giulio Venturi che tira fuori dai guai Fasano con il passivo segnalato dalla coppia arbitrale. Ci pensa il mancino della squadra fasanese a segnare. Attenzione adesso al Lupo che va dentro, più uno Fasano, 18-17 in punteggio quando siamo al 42esimo, andiamo però verso il 43esimo minuto di partita. Era stato battuto Pasquale Maione, ma poi la presenza di Dinko Dedovic ha fatto da difensore aggiunto per fermare l'attacco di Conversano. I balli, Dedovic, il tiro di Lupo, blocca Fovio che era sulla traiettoria, il lancio per De Santis che deve andare in uno contro uno perché è ben rientrata la difesa di Conversano, ma Leonardo De Santis la mette alle spalle di Mattia Lupo con una conclusione addosso al muro, praticamente è finito addosso al difensore, è riuscito a concludere. Si arrabbia Tarafino che cambia il portiere. Dall'altra parte però Dedovic chiude subito il discorso, dimentichiamocela questo contropiede di De Santis, batte in uno contro uno Venturi e trova la rete del 18-19. Non è accaduto nulla, ci pensa Dedovic, 19-18 il punteggio, se n'è andato un altro minuto intanto, andiamo verso il 44esimo. Si lotta, si combatte le emozioni di questa gara 1 di finale scudetto della Serie 1 maschile. Attacca Radovcic per il Fasano, derby numero 47 in Serie 1 tra queste due formazioni. Venturi, ancora la sua conclusione, pallone che finisce al lato questa volta. Bearevic per Iballi che però è costretto ad abbassare i ritmi dell'attacco, a chiamare al cambio Bearevic, rientra Giannoccaro e Conversano si riposiziona in attacco. I balli, va in uno contro uno, poi Dedovic, cambio di posizione con i balli, nuovamente Ardian Iballi per Dedovic che finta un passaggio dietro la schiena ma poi trova in Lupo la soluzione perfetta, la penetrazione, salta su quel lato la difesa di Fasano in questo frangente e non può sbagliare Jacopo Lupo dalla linea. Deve fotografarsi questa azione Tarafino perché come ha adattato la sua difesa Fasano al taglio di Pivetta è davvero particolare, perché praticamente i due terzi erano diventati Messina e Radovcic, non proprio le strutture antropometriche ideali per questa posizione. Ultimo quarto d'ora di gioco, parità assoluta, 19-19. Rico Belli, Venturi per Radovcic, chiama palla Rico Belli che intanto viene impiegato con
sempre maggior frequenza adesso nel corso della partita da Francesco Ancona, troppo importante nella fase d'attacco. Sono indiscutibili le sue capacità e poi è un giocatore completo, ha sia uno contro uno che tiro da fuori, l'abbiamo visto oggi più al tiro da fuori che a giocare sulla linea dei 6 metri contro un singolo avversario. Lo aspettiamo però, sicuramente prenderà in mano la sua squadra in questa parte finale di gara. Ecco Rico Belli che va in uno contro uno, lascia sul posto la giocata poi di Rico Belli, fischi però del Pala San Giacomo, ma c'è stato un fallo ravvisato dalla coppia arbitrale su questo tentativo in penetrazione di Guido Rico Belli. 9 metri ed è inquadrato Pasquale Maione con il pallone nelle mani, ora Radovcic per Rico Belli, ancora uno contro uno, il tiro in sottomano di Guido Rico Belli, conclusione quasi esclusivamente col polso, rete a battere Luca Monciardini. Gliel'avevamo chiamato l'uno contro uno, ne ha giocati due in fila, uno sotto fallo di Balli, poi ha trovato la rete, ora seconda sospensione della partita per Giulio Venturi. 2 minuti infatti per il terzino della Junior Fasano, seconda sospensione temporanea, ricordiamo che alla terza si va a casa, cartellino rosso e squalifica con la formazione di Fasano, che in quel caso dovrebbe giocare poi i successivi 2 minuti con la inferiorità numerica, potrebbe poi sostituire Venturi con un altro giocatore. Seconda sospensione temporanea, Sergio, è una spada di Damocle alla quale dovrà stare molto attento Venturi, che è importantissimo negli equilibri della difesa di Fasano. Senza Leal, ma soprattutto senza Paolo De Santis, la squadra ha un giocatore in meno a livello difensivo, sta in questo momento sacrificando Niccolò Dantino in fase d'attacco per tenere in un ruolo atipico quello di primo difensore di destra Demis Radovcic. Vedremo se continuerà a giocare con Giulio Venturi in difesa o rinuncerà a uno dei due cambi attacco e difesa, o meglio modificherà i suoi cambi attacco e difesa Francesco Ancona. 20-19, attacca Conversano che è sotto di un gol, Dedovic va dentro, para Fovio, intervento di Vito Fovio, attenzione a Messina, poi subito su De Santis, è rientrato bene per il Conversano e allora De Santis saggiamente si ferma, rallenta e affida palla a Radovcic. Ottima la scelta di Leo De Santis, non c'era più spazio per il gioco veloce, è uscito Vito Fovio, giocherà con l'extra player, si rivede in campo Filippo Angiolini. Impiegato come terzino destro, eccolo in possesso di palla Filippo Angiolini, ora Maione con la porta vuota Fasano, Dedovic che va a chiudere il tiro di Radovcic che è stato parato, attenzione a Dedovic, poi il pallone resta lì, Balli nuovamente alza la testa, Balli va in palleggio, va tutto da solo, Ardiani Balli che la mette dentro, 20-20 con Fasano che si era ritrovata in chiara situazione di inferiorità numerica, ovviamente perché ha un giocatore in meno, Rubino era da solo, non poteva coprire due giocatori, ha scelto Pivetta e Balli, ha avuto vita facile poi dalla linea dei 6 metri. Era praticamente una doppia superiorità per Conversano visto che si era attardato Maione nel ripiegamento, facile per Balli poi battere Vito Fovio. Maione, Angiolini, Radovcic, la finta di Rico Belli, nuovamente Radovcic, si lotta sulla linea con Maione che attira le attenzioni dei difensori, ma intanto ci pensa De Santis a realizzare gol del 21-20 con i direttori di gara che adesso stanno chiamando Radovcic, anzi Lupo e Maione, 2 minuti per entrambi per reciproche scorrettezze, l'avevamo segnalato, si lottava decisamente sopra le righe sulla linea dei 6 metri. Mi ero concentrato infatti su quel duello, Lupo e Maione le stavano provando in tutti i modi, braccia, gambe, spinte e trattenute per tenere la posizione di vantaggio uno sull'altro, hanno perso entrambi alla fine. Per 17 secondi Fasano dovrà fare i conti con una doppia inferiorità numerica, con due giocatori in meno, poi entrambe le squadre avranno un giocatore fuori, ovvero Maione da una parte, Maione per Fasano e Lupo per il Conversano dopo questa sospensione combinata dalla coppia arbitrale. 47 minuti e 54 secondi, quasi 48, attacco per Conversano, che probabilmente accelererà in questo possesso per sfruttare questa superiorità numerica. E subito il gol da parte di Umberto Giannoccaro che si gira e la mette dentro, 21-21, come aveva anticipato Sergio Palazzi, ha accelerato subito il Conversano per sfruttare quei 17 secondi con
i due giocatori fuori del Fasano, ne è uscito fuori il gol del pareggio, il gol dell'ex di Umberto Giannoccaro. 21-21 con il cronometro che ci dice 48 minuti e mezzo, attacca Fasano, Venturi per Radovcic, l'uno contro uno di Radovcic che si butta nello spazio, voleva un tiro dai 7 metri, protesta Radovcic per il fallo di Jelko Bearevic. Radovcic ancora in velocità, va dentro Demis Radovcic, uno contro uno, lascia sul posto il difensore, va a realizzare per il 22-21. Indemoniato Radovcic, ha subito fallo, gli mancava un compagno perché effettivamente Fasano ha giocato un attacco con un giocatore in meno in più, perché mancava appunto un giocatore in campo o al di là della sospensione combinata a Giulio Venturi. Poi placata la rabbia, si è riconcentrato sul campo, ha giocato il suo uno contro uno, perso il lato destro del campo e ha battuto Luca Monciardini. Abbiamo rivisto intanto il gol di Umberto Giannoccaro, il gol che era stato quello del momentaneo pareggio, adesso però siamo sul 22-21 in vantaggio. La Junior Fasano attacca con Versano, con Stabellini che si avvicina e non viene contrastato da nessuno degli avversari, ha tutto il tempo per prendere la mira e battere Vito Fovio che da quella posizione non può nulla su quel tiro di Stabellini. Con Versano ha deciso di giocare questo attacco in superiorità numerica, quindi togliendo il portiere e giocando in 6 contro 5 e non in 7 contro 6 ovviamente, e quindi ha annullato la sua sospensione temporanea, quella di Jacopo Lupo, e ha trovato molto bene in superiorità numerica questa rete. Tantino, poi Venturi direttamente su Leonardo De Santis, impiegato come ala sinistra, ancora da Rico Belli che aveva cercato un passaggio a sorpresa per De Santis per provare appunto a sorprendere la difesa, ma ancora Fasano, Tantino mai l'uno contro uno, poi Venturi, Radovcic, lo scarico, la palla dietro la schiena cercata Leonardo De Santis, ma il pallone ha varcato la linea laterale, cambio di possesso, pallone riconquistato da Conversano con un'ottima intensità difensiva. Ottimo il meccanismo di anticipi, di aiuti e di recuperi poi alla fine di Conversano, che ha portato Fasano a dover giocare quasi alla mano, si direbbe nel rugby, con rapidità, con velocità, e quindi poi Ricco Belli non è stato preciso nel passaggio per Leonardo De Santis. Decibel del Pala San Giacomo fanno un ulteriore scatto verso l'alto perché qui c'è la possibilità di andare in vantaggio. Eccolo il gol del più uno, rete di Ardi Anniballi, dopo 50 minuti e 42 secondi il Conversano passa in vantaggio per la prima volta nella partita. Che segnale è questo, Sergio, nel bilancio della gara? È importantissimo perché non era mai successo, anzi per come si era messo l'inizio gara per Conversano forse poteva anche sembrare poco immaginabile, e invece Conversano con calma si è rifatta sotto, ha saputo rimettere a punto il suo attacco, trovare poi buone soluzioni e approfittare dei momenti di difficoltà di Fasano. Venturi, Rico Belli, errore di passaggio di Rico Belli che aveva cercato un servizio per Maione, allora Iballi, il momento della partita sorride decisamente al Conversano, Ardi Anniballi che è salito in cattedra, si è preso la squadra sulle spalle, rete numero 2 consecutiva per Ardi Anniballi, 24-22, il Pala San Giacomo è impazzito completamente adesso su questa rete, Conversano gira del tutto la partita. Incredibile questo momento, quasi inaspettato direi, con Conversano che poi in velocità trova una rete importantissima con Iballi per andare addirittura sul più 2. E altra palla recuperata con il pallone che però finisce sui piedi di Lupo, che si arrabbia ma solo con se stesso e con la cattiva sorte, perché aveva letto alla perfezione le intenzioni dell'attacco di Fasano, palla che gli è terminata sui piedi. Allora Rico Belli, nuova chance per Fasano, va alla conclusione, errore di Guido Rico Belli, alto il tiro, si è intestardito oltremodo in queste ultime due azioni Guido Rico Belli. Avevamo sì pensato che Rico Belli dovesse prendere in mano la squadra in questo momento, ma lo sta facendo non nel modo migliore, due palle perse, ora questo tiro sbagliato sicuramente agevola ora l'attacco di Conversano, questo trend negativo di Fasano. 7 e mezzo da giocare, Stabellini per Lupo che va in palleggio, poi lascia Sperti, Sperti, rete di Carlo Sperti, conclusione alta, imparabile per Vito Fovio che si arrabbia moltissimo con Leonardo De Santis. 25-22, nuovo massimo vantaggio per il Conversano, nelle fila di Fasano si è spenta la luce.
Sì, un momento di difficoltà e Fasano sta facendo difficoltà nel reagire, trovando delle conclusioni forzate come in questo caso con Demis Radovcic. Eh sì, ci ha provato Radovcic, un tiro frutto però più della frustrazione, questo della volontà di provare a sbloccare, a mandare, a cancellare questo momento di difficoltà, e invece il Conversano ne esce ancora più rafforzato perché in mano ha la palla del possibile più 4 e si allunga invece il momento no di Fasano. Fasano ha a disposizione ancora un time out, probabilmente Ancona pensava di giocarselo più in là nel match, ma forse ne ha bisogno ora. Lupo per Sperti, ancora Sperti, la virgola cercata, parato Fovio, pallone per Maione che porta avanti questa seconda fase, ora Radovcic che alza la testa, vede i movimenti dei compagni, nuovamente Maione, Maione si intestardisce, conclusione sulla traversa di Pasquale Maione, c'è un tiro dai 7 metri, ha avuto ragione il pivot della nazionale a fare tutto da solo con la sua esperienza, dà un segnale a Fasano che ora ha l'opportunità di andare a realizzare. Azione importantissima nonostante Maione non sia un giocatore da questo tipo di uno contro uno frontali, ma ha giocato bene con il braccio, ha trovato il vantaggio, ha trovato anche poi la spinta che ha portato a questo 7 metri. E deve trovarla ora la spinta emotiva, soprattutto Guido Ricobelli, due errori hanno propiziato l'allungo di Conversano, due sue brutte giocate, ora un'opportunità dalla linea per rifarsi, per suonare la carica in casa Fasano. La finta di Ricobelli, ecco il fischio, pallonetto di Guido Ricobelli, un segnale di grande sicurezza il suo, 25-23, cancella con questa giocata gli errori precedenti. La virgola di Sperti era quasi un peccato di hubris vista come si era messa la situazione dall'altra parte, tutta la sicurezza di Guido Ricobelli nello sfidare Mattia Lupo al tiro e batterlo con questo pallonetto. È rientrato Monciardini tra i pali, attacca Conversano, più 2 in favore della squadra di Alessandro Tarofino quando siamo al 54esimo minuto. Stabellini si alza a due piedi, la conclusione che sfila via rispetto alla porta, difesa da Vito Fovio, può ripartire Fasano, subito Radovcic, largo per Leonardo De Santis per dare maggiore respiro all'azione d'attacco di Fasano, Angiolini che però deve fermarsi e dare modo a Messina di ridare spazio ad Antino in attacco. Con calma ora a gestire questa palla importantissima Fasano. E attenzione alla conclusione cercata da De Santis, ha parato subito Maione, ha parato Monciardini, la palla resta lì, si lotta per il pallone, Venturi braccato, ma il pallone ce l'ha ancora Fasano, 9 metri con il punteggio che dice sempre 25-23. Andiamo verso gli ultimi 5 minuti di partita, andiamo verso il 55esimo. Si fa vedere Angiolini che si muove da lontano, eccolo ricevere il pallone, l'uno contro uno di Filippo Angiolini, lo scarico per Radovcic che deve tornare centralmente, la butta nel mezzo dove c'è Maione, ma ci sono anche due giocatori di Conversano, Lupo e Giannoccaro, che fermano l'avanzata di Fasano. E Fasano riprenderà a giocare questo tiro dai 9 metri sotto passivo. La conclusione di Angiolini, ha parato ancora Monciardini, due parate fondamentali di Luca Monciardini, ma non c'è tempo per fare valutazioni perché subito il Conversano cerca l'azione d'attacco, il tiro di Dinko Dedovic a superare difesa e Fovio, rete del 26-23 con 4 minuti e mezzo da giocare, è un vantaggio molto importante questo Sergio e si va al time out, infatti è il time out, lo chiama in maniera quasi obbligata Francesco Ancona, ascoltiamolo. Abbiamo ascoltato la Lamagna, abbiamo capito qualcosa, difesa 4. Almeno siamo riusciti a vedere per qualche secondo disegnato sulla Lavagna di Francesco Ancona, era uno schieramento 4+2 e presumo fosse riferito ai suoi giocatori, quindi al suo sistema difensivo. Vediamo ora invece come attaccherà per tornare a meno 2 la Junior Fasano. 26-23 il risultato, ricordo velocemente la formula di questa serie di finale scudetto, oggi gara 1, poi
chi vince ha il match point in occasione di gara 2 il prossimo sabato ore 20:45, sempre su Sport Italia in diretta, questa volta però dalla pala Wojtyla di Martina Franca. Attacco però ora per Fasano che va in uno contro uno con Rico Belli, ci prova Angiolini che prova a liberarsi dalla marcatura strettissima però da parte di Ardi Aniballi. Ancora attacco per la formazione del Fasano, Angiolini nuovamente, ancora fallo, tiene la difesa di Conversano 26-23. Intanto il cronometro corre via, 56 minuti e 13 secondi da giocare. Rico Belli, segnalazione di passivo su questo attacco sporcato, il passaggio di Angiolini da parte di Carlo Sperti, ma c'è stato un fallo segnalato dalla coppia arbitrale. Allora Pasquale Maiore per Angiolini che si alza da lontano, il suo tiro parato da Monciardini che poi se la tiene stretta e abbassa i ritmi. Difficilissima questa conclusione da parte di Filippo Angiolini, ma aveva ben poche altre soluzioni in questa particolare situazione e quindi a poco più di 3 minuti dalla fine Conversano ha l'opportunità di andare a più 4 ed eccola, 4+2 di Fasano. Stabellini per i balli, ancora Stabellini che ha ricevuto il pallone di ritorno, va dentro Lupo che però va a sbattere contro Pasquale Maglione, ha postato ottimamente, infatti sfondamento, cambio di possesso, Conversano deve tornare in difesa, attacca Fasano invece per il possibile meno 2 che rimetterebbe tutto in discussione. Angiolini, Rico Belli, ancora Angiolini, Venturi ferma il gioco per asciugare il campo. 57 minuti e 21 secondi. Un incrocio aveva messo in difficoltà la difesa di Fasano in precedenza, quindi la 4+2 di Fasano, il nuovo sistema difensivo, poi Lupo ha sbagliato la lettura e si è schiantato contro Pasquale Maione, bravo a restare in posizione e ad affrontare il terzino destro di Conversano. Viene richiamato in panchina intanto Angiolini, è entrato nuovamente Denis Radovcic. Venturi con questo passaggio, poi il tiro è un grandissimo gol di Guido Rico Belli, braccio sul fianco del difensore, ancora un'altra grande giocata di Rico Belli. Grandissima rete di Rico Belli, questa sì, nel momento che conta, una responsabilità che doveva prendersi e lo fa molto bene perché va a giocare vicino al fianco sinistro del difensore e batte con un bel sottomano sul primo palo Luca Monciardini. E andiamo verso gli ultimi 2 minuti con 2 reti a dividere le due squadre, ha assoluta necessità Fasano di difendere in questa azione d'attacco del Conversano, voleva un tiro dai 7 metri, Carlo Sperti chiede calma, Tarafino. Calma e ampiezza ai suoi perché ci sono 4 giocatori sulla linea, solo 4 giocatori e un paio di questi possiamo dire che soffrono gli spazi larghi e le abilità di uno contro uno di un paio di giocatori di Conversano. Messina che tiene fuori dal vivo dell'azione di Kodedovic con una marcatura uomo, gioco ancora fermo e ci siamo negli ultimi 2 minuti, 58-04. Giannoccaro con il pallone nelle mani, spezzettati questi ultimi minuti fatti ovviamente anche di tanta tensione sul campo e sugli spalti. Il tiro e la rete di Carlo Sperti che riceve il pallone e va a segnare il 27-24, un'iniezione di fiducia questa per Conversano. Si affretta Fasano intanto che deve provare adesso il tutto per tutto e il tutto per tutto si chiama Pasquale Maione. Da Radovcic a Maione, fallo e tiro dai 7 metri con 1 minuto e mezzo da giocare e dalla linea andrà ancora Rico Belli. Se c'è una chance per Fasano di rimetterla in piedi, passa ovviamente in maniera indiscutibile da questo tiro dai 7 metri. Sicuramente, anche perché sia per il cambio del portiere che per l'ingresso in campo per asciugare il tappeto di gioco, il tempo si è fermato, quindi è praticamente gioco fermo questo. E tempo guadagnato, poi ci sarà poco meno di 1 minuto e mezzo per provare ancora con l'uomo in più a ritornare in partita. Abbiamo rivisto l'ottima intesa tra Radovcic e Maione, adesso Rico Belli dalla linea, il tiro, rete di Guido Rico Belli con il Conversano che ha un giocatore in meno per il prossimo minuto e 50 e dunque finirà con un giocatore in meno questa partita. 27-25 il risultato con Leonardo De Santis e Flavio Messina a prendere praticamente a uomo
due giocatori dell'attacco di Conversano. Fallo di Sperti, che intanto fa correre via il tempo. Stambellini, i balli che va in uno contro uno, il tiro di Sperti, rete di Carlo Sperti per il 28-25, e adesso sì, è chiusa. Sergio, poteva fare qualsiasi cosa Sperti, ha scelto la cosa più difficile, giocare contro Venturi e contro Vito Fobio, li ha spiazzati entrambi. E il Pala San Giacomo adesso è tutto in piedi, perché ha capito che è praticamente fatta. Arriva il gol da parte di Flavio Messina per il 28-26, con l'attacco ancora a disposizione del Conversano. Mancano 15 secondi in questo momento e ovviamente il Conversano attacca con estrema calma con il gol da parte di Riccardo Pivetta. Il primo passo verso il tricolore, verso lo scudetto, lo compie il Conversano, aggiudicandosi gara 1 con il punteggio di 29-26 al Pala Vojtila. Sarà battaglia vera, Sergio, sabato prossimo. Match point, Fasano non può più sbagliare. 29-26 il risultato finale, con una vittoria importante e convincente, soprattutto da un punto di vista caratteriale, della squadra di Tarafino, che tutti aspettavano proprio sotto questo aspetto. Avevamo parlato della differenza in termini di esperienza, sotto 4-0, sotto al termine del primo tempo, reazione splendida davvero. Esatto, non è stata una prova di forza come è successo in occasione dell'ultima giornata di pool playoff, al contrario, da parte di Fasano è stata una vittoria che è arrivata lentamente, maturata passo dopo passo, con Conversano che ha trovato il pareggio quasi alla metà del secondo tempo e poi è riuscita ad allungare e a conservare questo vantaggio. Marcello Festa con Pasquale Maione. Eh sì, compagnia di Maione, è stata una partita tiratissima, decisa proprio nelle battute conclusive. Dobbiamo attenderci una serie di finale così tirata. È una finale scudetto, è normale che sia così. Anche in campionato ce la siamo tirati fino all'ultimo secondo. Siamo partiti molto bene, loro sono una squadra che non molla mai e oggi hanno avuto la dimostrazione. Meno male che abbiamo risolto il fattore palazzetto, perché ovviamente per noi giocare in casa loro davanti a un pubblico del genere è meraviglioso, è molto difficile. Vedremo cosa succederà sabato prossimo a campo invertito, noi ce la metteremo tutta per andare almeno per andare alla terza. Perché si è spenta la luce ad un certo punto? Ma no, non si è spenta la luce. Ci sta, come loro hanno avuto il primo tempo un po' brutto, diciamo, noi siamo stancati il secondo. Niente, questo è lo sport, così noi lo sapevamo, lo spogliatoio l'avevamo detto, la partita lo sapevamo che non era chiusa, anche quando eravamo 5-11 nessuno di noi pensava che era chiusa. La loro forza è proprio questa, sono un gruppo unito che non molla mai e che ci crede, noi ci crediamo anche più di loro. Sappiamo che sabato prossimo sarà il palazzetto Martina Franca più pieno di oggi, dobbiamo contare su di quello e mettercela tutta. Ti reclamano i tifosi, vai ad abbracciarli. Allora andiamo rapidamente in pubblicità, poi ritorniamo di nuovo in diretta qui dalla Pala San Giacomo di Conversano per ascoltare le voci dei protagonisti di questa bellissima gara 1 di finale scudetto. Dalla Pala San Giacomo di Conversano in compagnia di Alessandro Tarafino, tecnico della Conversano. Avete vinto il primo tempo, possiamo dire così, questo è soltanto il primo tempo di una contesa che si preannuncia molto combattuta, molto accesa anche nel return match. Sì, è normale che sia una partita combattuta dopo un avvio non troppo brillante da parte nostra, forse un po' troppo contratti, un po' troppo tesi, soprattutto davanti al portiere. Poi siamo riusciti a trovare la rete con un po' più di regolarità. Comunque il gioco c'era sempre stato, e l'unica cosa è rimanere coi nervi saldi, perché queste partite si giocano così fino all'ultimo minuto, cercando di avere meno cali possibili. Come ti spieghi, o come ti sei spiegato, l'inizio disastroso del tuo Conversano? Tutto merito di Fovio, o c'è stato anche probabilmente un pizzico di tensione in più nei due ragazzi, conclusioni non sempre lineari, spesso anche un po' forzate? Sì, abbiamo sicuramente, Fovio sa come si deve comportare in queste occasioni, sa chiudere la porta quando arrivano i giocatori a tu per tu con lui, quindi gli chiude un po' con lo specchio della porta e noi dobbiamo essere un poco più lucidi e bravi a aspettare il momento giusto per il tiro. Ed ora? Ed ora niente, hai detto tu, è il tuo primo tempo,
Come si prepara questa gara di ritorno? Si prepara come sempre con il nostro gioco. Noi siamo sempre rimasti seri durante tutto l'anno, chiaramente c'è molta soddisfazione per già essere arrivati a questa finale, dopo come si era messo il primo tempo. Ovviamente i festeggiamenti finali sono legittimi proprio per questo, perché c'è stata la rimonta, c'è stata questa forza di volontà da parte dei ragazzi di voler vincere la sta partita, e quindi è stato importante. Ora con calma bisogna preparare la seconda partita con la stessa serietà. Grazie Alessandro Tarafino. La volta di Francesco Ancona. Ecco Francesco, cosa è successo? Primo tempo impeccabile da parte della tua squadra e poi nella ripresa? Ma il calo era preventivabile, perché purtroppo siamo un po' a corto di giocatori, però voglio dire, lo sapevamo e non è un problema. Abbiamo cercato di dare subito il ritmo alla partita e ci siamo anche riusciti. Il secondo tempo abbiamo avuto qualche problemino, però non sono per niente preoccupato, perché conosco la mia squadra e so che queste sconfitte fanno risvegliare qualcosa che sono convinto che tutti vedranno già da sabato prossimo. Ecco, sembrava tutto fin troppo facile per il Fasano, una illusione, una falsa sensazione, no? Perché le partite durano 60 minuti e spesso basta poco per invertire il treno. No, questo è sì, è facile no, abbiamo iniziato forte e ripeto, sarà quello che bisognerà aspettarsi sabato prossimo, perché sabato prossimo giochiamo in casa. Questa era la partita più difficile, avevo detto ai ragazzi che ci poteva stare anche un'eventuale sconfitta, ma ora sappiamo tutti cosa vuol dire giocare in casa. Noi giocheremo in casa e assolutamente i ragazzi e tutto il pubblico insieme faremo valere anche il fattore campo. Senti, ultima considerazione, come si prepara la partita? Più sulla testa, lavorerà più sulla testa, più sulle gambe, più sull'aspetto tattico? Come si prepara, tu che ne hai giocate tante, di gare decisive per l'assegnazione del titolo? Noi siamo tranquilli, recupereremo, cerchiamo di recuperare, anzi sicuramente in settimana recuperiamo anche Leal, quindi purtroppo Paolo De Santis sarà difficile recuperarlo, però la squadra sarà molto 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 più preparata rispetto a questa partita, perché avremo un cambio in più e quindi c'è poco da preparare a livello tattico e tecnico, lo so. Alla fine è il nostro straniero, è il nostro fuoriclasse, sarà in campo con noi, ci darà quel qualcosa in più. Bene, grazie Francesco Ancona, buon lavoro al tecnico della Fasano, che dovrà preparare con grande attenzione, con grande dovizia di particolari, con grande scrupolo la gara di ritorno, quella in programma sabato prossimo a Martina Franca, dove si prevede pubblico straordinario, delle grandissime occasioni, perché l'intera città di Fasano si mobiliterà per stare al fianco dei ragazzi della Junior, altrettanto farà il pubblico, i tifosi della Conversano, che vedono concretizzarsi all'orizzonte la possibilità di conquistare un titolo che manca qui a Conversano da 7 lunghissimi anni. Insomma, bisognerà attendere, il countdown è già scattato, ancora 7 giorni d'attesa e sapremo. Intanto restituisco per le conclusioni la linea a Matteo Aldamonti e a Sergio Palazzi. Sergio, 29-26 il finale stasera, ovviamente non c'è una formula magica né nel verso di chi ha vinto né in quello di chi ha perso per preparare una partita così importante. Dettagli, davvero i dettagli fanno la differenza in una serie di finale così combattuta, così equilibrata. Le due squadre si sono affrontate 4 volte in stagione regolare, tra appunto la stagione regolare e la pool playoff. Questa è la quinta partita, quindi ormai si conoscono più che bene. Sarà appunto una questione di dettagli, di aggiustamenti, di rivedere cosa è andato meglio e cosa è andato peggio oggi, e da lì poi ripartire per costruire il piano partita per sabato prossimo. Sarà spettacolo in campo e lo sarà sugli spalti sabato prossimo, 19 maggio alle 20:45, questa volta alla Pala Voitila di Martina Franca, dove la Junior Fasano scenderà in campo per provare a rimettere in equilibrio l'esito, l'andamento di questa serie di finale scudetto della Serie A1 maschile di pallamano. Dal Pala San Giacomo di Conversano è tutto, grazie Sergio. Grazie Matteo, buona serata a tutti. E grazie a voi per esservi lasciati
coinvolgere dalle grandi emozioni della pallamano. L'augurio è quello di sempre. Intanto buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e come sempre buona pallamano a tutti. Alla prossima.